su un arbitro più attento? Beh, l'arbitro era un ottimo arbitro settimane prima. Purtroppo gli errori ci stanno, certo, rivedendo il primo tempo. No, dico quello che alla fine mi un sospiro di sollievo, perché avrebbe potuto condizionare un po' anche il clima quando si fanno degli errori del genere, però diciamo, gli errori ci stanno, cosa bisogna dire. Dai, adesso l'importante è rimanere concentrati, l'importante è aver visto la Fiorentina bella che piace a noi tutti, a noi tifosi, a me proprietà, la Fiorentina di cui siamo tutti orgogliosi. Questi sono i segnali. Calici che è tornato finalmente al gol, una grande prestazione. Quindi più orgoglio che rabbia, Presidente? Più orgoglio che rabbia per quel finale di partita? Diciamo che il primo tempo no, ma il secondo tempo più orgoglio che rabbia, perché poi bisogna essere tanto obiettivi, io devo analizzare le cose anche un po' provandoci, un po' più distaccato che il semplice tifoso. Certo, quando sei lì e vedi degli errori come quelli, però insomma ci sta il calcio. Non bisogna colpevolizzare più di tanto una terna arbitrale, anche se questo era abbastanza il primo, c'era cioè il fuori gioco era abbastanza evidente, però guardiamo avanti. Ecco, lei scrive la parola fine su questa telenovela di Sousa. Mi auguro di sì, insomma, adesso abbiamo un obiettivo molto importante, adesso dobbiamo difendere il quinto posto, da Milan che è dietro, perché stasera non abbiamo fatto punti, l'Inter si è un po' allontanata, anche se non è, ci sono ancora tre partite, quindi noi dobbiamo fare assolutamente 9 punti per ripescare. Poi a fine campionato cercheremo di ritracciare bene il nostro futuro insieme, che parte da questa, sicuramente da questa gran parte di questo organico, che questa sera ha fatto vedere, come fino a 2 mesi fa, sempre ha fatto vedere, insomma, di pieno valore. Poi se vai a analizzare che perdi punti, abbiamo perso tanti punti, e questa è la cosa che forse ci farà a tutti noi, soprattutto anche per tutti, quindi perdere quei punti pericolanti che lottano per la retrocessione, addirittura alcune già forse già in Serie B, questo è stato incredibile, però questo è il calcio. Da queste cose qui cercheremo veramente di ripartire, facendo sempre una Fiorentina, mi auguro sempre più forte, che possa lottare sempre per l'Europa, magari qualcosa in più, perché questo è quello che posso dire. No? Stasera sono veramente ottimista. Presidente, al netto di quello che ha detto lei sempre, l'ho anche ripetuto più spesso.